non sappiamo ancora quale sono, qual è il compendio probatorio, occorre, per dare una risposta adeguata, esaminare l'intero compendio probatorio e poi dopo fornire tutti i chiarimenti necessari che riteniamo saranno utili per far vedere che la signora Murecatete non è assolutamente responsabile dei fatti che le vengono contestate. La documentazione riguarda le fatture false che vengono contestate? Riguardano fatti collaterali. Comunque lei si è già detta all'oscuro di queste cose. Guardi, non aggiungiamo. La contestazione per cui è stata interrogata oggi è quella di un reato fiscale. Sì. A margine del reato fiscale, però, in atti viene fatta una sottolineatura anche sulle condizioni in cui si trovavano determinati. Questo centri. Nulla sappiamo, nulla so, perché nel momento, ripeto, non fa parte delle contestazioni e la documentazione non l'ho letta. E la signora naturalmente di questo non vuole dire se ne era al corrente, non era al corrente o non ripeto, è c'è vero. Un procedimento penale come, ripeto, abbiamo richiesto. Sì, ma il che... procedimento penale è sul fronte fiscale. A margine del procedimento penale esce fuori, ci sono state delle testimonianze di migranti che sostengono nei centri c'era una situazione molto pesante, stavamo molto male. Su questo la signora verificheremo queste dichiarazioni, verificheremo chi le ha rese e daremo le risposte adeguate. Vi ringrazio, dobbiamo salutare.